Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Apriamo con l'ottava edizione del Festival di Roma perché è stata completata la giuria internazionale che assegnerà i premi ai film in concorso. Al fianco del presidente James Gray ci saranno la regista argentina Veronica Chen, il regista, sceneggiatore e produttore italiano Luca Guadagnino, l'attore e produttore russo Alexei Guskov, la regista, sceneggiatrice e attrice francese Noemi Lvovsky, il regista iraniano Amir Naderi e il regista cinese Zhang Yuan. E rimaniamo al Festival di Roma, dove il 16 novembre l'attrice Anna Foglietta condurrà la serata di premiazione e farà gli onori di casa anche nella seconda parte della serata, nel corso della cerimonia di assegnazione del Maverick Director Award a Tsui Hark, il regista, produttore e sceneggiatore che ha guidato la rivoluzione del cinema di Hong Kong a partire dalla fine degli anni 70. E sempre nella capitale, a Cinecittà, sono iniziate lunedì le riprese di Soap Opera, la nuova commedia di Alessandro Genovesi. Nel cast Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi, Diego Badantuono, Chiara Francini, Elisa Sennaoui, Ale Franz e Caterina Guzzanti. Il film racconta gli intrecci che legano tra di loro gli abitanti dello stesso palazzo a poche ore dal Capodanno. Mentre Daniel Radcliffe sarà il protagonista di Gold, la storia è quella della rivalità fra il mezzofondista britannico Sebastian Coe e il connazionale Steve Ovett negli anni di preparazione alle Olimpiadi di Mosca del 1980. Il film sarà diretto da James Watkins. Gold sarà prodotto dalla BBC Films e le riprese partiranno il prossimo aprile in Regno Unito e Russia. Intanto, al di là dell'oceano, Variety rivela che lo scrittore americano Dennis Lehane firmerà la sceneggiatura del remake del film di Jacques Audiard, Il Profeta, Grand Prix al Festival di Cannes 2009 con all'attivo 9 César. È la storia di un giovane magrebino che diventa il boss della prigione dove è incarcerato. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. Vi aspetto e buon cinema a tutti!